possa fare a Enzo Bianchi l'avete già fatta voi con la standing ovation con cui l'avete accolto, con questo alzarvi in piedi di fronte a un gigante della letteratura, a un gigante della fede, del dialogo tra fedi. Quanto è importante e decisivo questo concetto che ho appena espresso, il dialogo tra fedi, se pensiamo a quello che succede nell'Est Europa. Ed è una persona che allo stesso tempo, attraverso i suoi libri, stasera noi siamo qua, il libro che ci porta qua stasera è Cosa c'è di là, Inno alla vita, bellissimo, che hanno rappresentato meravigliosamente le artiste poco fa. Quello che Enzo Bianchi ci trasmette, secondo me ci trasmette tanto, per quello che riguarda me, è la cosa che più io apprezzo nelle sue opere, nei suoi tweet, nelle sue conferenze, è il mettere sempre al centro o al primo posto la semplicità. Stasera è importante non fermarci a parole che spesso vengono abusate. Chiediamoci di andare in profondità di queste parole. Semplicità è una parola impegnativa, perché non è faciloneria, non è banalità, è un mettere, un mantenere una gerarchia di valori che rischia di essere scardinata, di essere scombinata dal successo, dalla ricerca di un'affermazione di se stessi, o a volte da situazioni negative che capitano. Cose che nella vita negli 80 anni di Enzo sono tutte avvenute, no? Il successo ma anche le difficoltà. Ecco, la semplicità che ci porta all'umiltà. Nei suoi tweet lui spesso fotografa l'albero, fotografa la terra, un altro aspetto decisivo della sua predicazione e della sua azione. E sempre sottolineandone la decisiva importanza, il piccolo che diventa grande nella nostra vita quotidiana. E dunque penso anche all'umiltà, e chiudo questa presentazione e poi faccio la domanda. L'umiltà, io credo che a me è una parola che spesso la reputo difficile da gestire nella nostra vita, l'umiltà. Pensiamo ai contesti in cui siamo. Vi racconto un episodio divertente, ma che a me ha segnato, ha cambiato. E non è la nascita dei miei figli, ma vi racconto questa cosa. 8 anni fa registro una puntata della trasmissione televisiva di Paolo Mieli, Italiani. Io ho 2 figlioletti, 2 gemellini che avevano 2 anni. E io volevo fare il narcisista e il papà figo nei confronti dei miei figli e vantarmi che andavo in televisione. Allora, quando poi avrebbero trasmesso questa trasmissione su Don Bosco, ho creato l'evento a casa mia. Mancano 6 giorni a papà in TV, mancano 5 giorni, mancano 4 giorni. La sera in cui c'è la trasmissione in televisione sulla Rai, ci sediamo sul divano e devo dire, insieme a mia moglie, i miei figli mi hanno, è comparso Paolo Mieli, poi è comparso il mio faccione, i miei figli mi hanno guardato, ascoltato per un paio di minuti e poi hanno sentenziato con il linguaggio dei 2 anni mettere Peppa Pig. Ecco, e adesso ci abbiamo riso mia moglie e io, ma poi questo mi è servito a capire, sono i segni della vita, no? Che quanto conti l'essere se stessi innanzitutto, e pensare che io ho cominciato a pensare per i miei figli sono papà, posso fare tutto quello che voglio fuori di casa, ma innanzitutto sono papà. Ecco, nei libri di Enzo Bianchi c'è spessissimo questo richiamo alle radici, richiamo alle essenze decisive della vita, la famiglia, la terra, il tempo. Ecco la prima domanda per Enzo. Dal tuo libro traspare chiaramente un concetto: siamo nati senza averlo chiesto, ci viene concesso un tempo che sappiamo solo essere limitato, ma non sappiamo quanto limitato, non sappiamo quanta qualità ci sarà nel nostro futuro. Ecco, e secondo te, e spesso
a un certo punto ci scontriamo con la domanda di senso del tempo che ci viene concesso, cioè che senso ha la nostra vita. Tu hai festeggiato da poco gli 80 anni, che cosa ci puoi dire sul valore del tempo? Ci aiuti a viverlo meglio, questo tempo che ci viene concesso con tanti punti interrogativi? Non è certamente una piccola domanda quella che mi viene fatta. Il tempo resta una realtà molto difficile da definire. D'altronde, tutta la storia del pensiero occidentale lo testimonia. Cos'è il tempo? Come lo definisco il tempo? E non c'è una risposta esaustiva e chiara. Io, per dire qualcosa del tempo, parto dal mio vissuto. 80 anni ormai li ho contati e sono consapevole di aver vissuto questi 80 anni come uno dei tanti umani che appaiono sulla terra e scompaiono. Non mi angoscia il fatto di pensare che milioni di umani ci sono stati prima di me, milioni di umani ci saranno dopo, e io faccio parte semplicemente di questo passare su questa terra, con una nascita, una crescita e oggi posso dire una decadenza, la vecchiaia e quanto prima l'incontro con il limite che ci attende tutti, chiamiamolo con chiarezza col suo nome, la morte, la fine della vita. Ora il tempo per me è la cosa più preziosa che ognuno di noi possiede, perché il tempo è la vita e quando moriremo non ci sarà più tempo per noi. Saremo fuori dal tempo, ma finché viviamo il tempo è il bene che noi abbiamo, è la cosa più preziosa e per questo sono convinto che la cosa che ci costa di più è donare il tempo, donare il tempo agli altri. Noi siamo capaci a fare grandi doni nella vita, la generosità è una virtù che accompagna sovente gli uomini, ma è difficile donare il proprio tempo agli altri, proprio perché significa donare la vita in radice, essendo il tempo nient'altro che la nostra vita. Penso sovente a tanti rapporti, storie d'amore, rapporti familiari che abbiamo,
ma quanto è difficile donare il tempo agli altri. Più facile far loro dei doni. Facilmente i genitori fanno i doni ai figli, i regali. Dare il tempo ai figli è già qualcosa di più difficile. Facilmente i figli fanno dei regali e dei doni ai genitori, soprattutto se sono vecchi. Dare il proprio tempo fanno molta fatica. E noi invece nella vita abbiamo bisogno che nello scambio dei doni, soprattutto, ci sia lo scambio della presenza, lo scambio della vita, non tanto lo scambio delle cose che possediamo, perché queste possono esserci o non esserci, ma invece la vita, il tempo, finché viviamo c'è. E quando uno dà il proprio tempo a un altro, dà la propria vita. Questa è la cosa straordinaria del tempo. Se io faccio un'anamnesi del corso della mia vita di 80 anni, la gioia che sento è aver passato soprattutto questi 80 anni dando del tempo, la presenza agli altri. È la cosa che mi riempie più di gioia, è quello che dà senso alla mia vita, è quello che mi fa sentire nella mia vecchiaia e prima del mio congedo da questa terra, contento di essere vissuto. Mi sento di dire grazie alla vita perché ho potuto dare molta vita semplicemente dando del tempo ad ascoltare gli altri, dando del tempo per stare vicino agli altri, prendendo del tempo per stare anche vicino a dei malati, a dei vecchi, anche a quelli che non hanno più il senno e che sembra quasi impossibile siano per noi destinatari del nostro tempo. Chi di voi ha in famiglia qualcuno che è colto dalla demenza senile o dall'Alzheimer sa com'è difficile il rapporto con chi è stato colto da questa patologia. Persone che si amavano, persone con cui si aveva un rapporto, diventano come estranee, non ci sembra che capiscono, non ci riconoscono più, non sanno chi noi siamo. E allora perché donare il nostro tempo? E invece è proprio questo di cui noi abbiamo bisogno. In ogni situazione della vita, una delle cose più significative è che quando noi siamo espulsi dall'utero di nostra madre con la nascita, cerchiamo una presenza. Le madri lo sanno,
I neonati piangono, urlano. Usciti dalla protezione dell'utero a questo vuoto che sentono, sembra loro di soffocare, hanno bisogno di presenza, di essere toccati, di essere stretti, di essere baciati. E questo resta in tutta la nostra vita un bisogno. Sempre nella vita abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia una carezza, che ci dedichi un po' di tempo ad ascoltarci. E la cosa che ci fa più soffrire è quando non siamo ascoltati, quando ci sembra che nessuno si accorge di noi, quando nessuno è disposto a dare la sua presenza. Questo è il tempo che si snoda a volte nella gioia, nel benessere, a volte, oimè, nel fallimento, nella disgrazia, nella malattia. La vita è questo viaggio da compiere. È questo ponte da attraversare. E noi possiamo farlo nella misura in cui sappiamo davvero valorizzare il nostro tempo. Certo, un cristiano sa, perché lo prega, sa che deve contare i suoi giorni, come dice il Salmo: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni. Che non significa contarli in modo da aumentarli, perché non si tratta di aggiungere dei giorni alla vita, ma il problema è aggiungere vita ai giorni, che i giorni siano pieni di vita, pieni di significato, pieni di senso, pieni di ragioni per cui noi sentiamo, agiamo, viviamo. Ecco, il tempo resterà sempre per noi un grande mistero. Perché sono venuto al mondo nel 43? E perché, certo, avendo 80 anni, sarà questione di mesi, di qualche anno, chi lo sa, ma ormai il limite è molto vicino e devo fare i calcoli che questo mondo, che ho imparato ad amare per 80 anni, lo dovrò lasciare. Che queste storie d'amore che ho vissuto, queste relazioni che mi hanno dato così tanto, saranno troncate per me come per ogni umano dall'evento della fine, della morte. E questo, che pone tante domande, di cui cerco di dire qualcosa in questo libro, che significativamente, siccome non è un libro letterario, io non faccio letteratura, non è un libro filosofico,
Io non faccio filosofia. È un libro che parte dal vissuto ed è un libro significativamente che ho scritto 5 anni dopo aver scritto l'altro, che è veramente un libro gemello di questo, sulla vecchiaia. A 70 anni ho cominciato a chiedermi come vivere la vecchiaia. I segni arrivavano giorno dopo giorno, l'udito si affievoliva, la vista pure, altri elementi di depauperamento della persona arrivavano. Come vivere questa stagione della vita? Certamente non facile, certamente faticosa, ma che è una stagione della vita. Non è qualcosa che va negato, è qualcosa che va vissuto. E ho cercato di scrivere quel libro sulla vecchiaia. Ma passati 5 anni, non potevo riflettere semplicemente ancora sulla vecchiaia, ma anche al dopo la vecchiaia. Che cosa c'è di là? Senza pretese, senza arroganza, senza la follia del fanatismo religioso, ponendo il problema e interrogandomi sulla speranza. Perché io credo che se uno si chiede cosa c'è di là, in base a questo vive meglio ciò che c'è di qua. Ecco perché il libro significativamente è vero che porta come titolo cosa c'è di là, ma il sottotitolo è Inno alla vita. Perché se c'è un momento in cui possiamo inneggiare alla vita e dire grazie alla vita, io credo che è la vecchiaia, ma anche l'andare verso la conclusione, la fine della vita. C'è una parte della tua vita che per me è molto interessante, e pensando anche a ciò che sta succedendo adesso nella contemporaneità, in questi anni che passa, in cui si passa da una pandemia a una guerra quasi mondiale. Ed è la seconda metà degli anni 60, quando a casa tua in via Piave si trovavano i tuoi amici, alcuni dei quali sarebbero poi diventati dei protagonisti del 68, del movimento del 68 in Italia, con altri, cioè anzi, altri ti hanno raggiunto a Bose, dove hai fondato questa comunità che poi è diventata un vero e proprio punto di riferimento per le fedi, le religioni, ma anche per i laici intesi come non credenti, non solo come non preti o non religiosi. Lì si faceva cultura, si faceva incontro, una parola per te cruciale, come prima ci hai ricordato usando il termine relazioni. Ma ecco, la domanda è questa: in via Piave a Torino, negli anni dell'università, che per te sono stati un po' una svolta, no? Perché hai conosciuto il mondo, no? mi dicevi una volta a casa tua, in quegli anni. Lì la domanda è: volevate cambiare il mondo? Collegato a questo, pensi di esserci un po' riuscito nei tuoi decenni? E poi, oggi si può ancora cambiare il mondo? E come? Ti faccio un esempio: i movimenti ecologisti, no? Greta, ecco, intravedi un po' di quello spirito da qualche parte nella contemporaneità di oggi?
dobbiamo fare una lettura intelligente anche della storia, in questo caso recente. La mia generazione, che è la prima generazione del dopoguerra, siamo nati quando ancora cadevano le bombe e i tedeschi erano ancora presenti in Italia. È stata una generazione che è arrivata a 20 anni, a metà degli anni 60, in una congiuntura speciale. Il mondo sentiva il bisogno di apertura, soffriva di un'asfissia, soffriva di una contrapposizione dovuta prima alle guerre, poi al blocco soprattutto tra Occidente e l'impero sovietico. C'era il bisogno, che voi lo trovate all'interno della letteratura, che portava il nome di disgelo. Ed era una generazione, la mia, che si affacciava con grande possibilità e progettualità davanti a sé. Uno che ha la mia stessa età, Mario De Aglio, che conoscete certamente, significativamente ha scritto un libro, La generazione felice, parlando della sua, della mia. Felice non perché ne avevamo dei meriti, ma perché la congiuntura mondiale portava a un momento di grande speranza. Soprattutto emergevano i giovani come protagonisti in tutto il mondo. Emergevano le donne nella vita pubblica per la prima volta nella storia. Emergevano movimenti libertari, soprattutto con l'affermazione di diritti personali e individuali. Ed è anche vero che entravano in crisi le istituzioni tradizionali, la religione, i vecchi assetti politici. Erano anni di grande speranza e con ogni probabilità la generazione che ha fatto la guerra era riuscita, pur con tutti i suoi limiti, a dare alla mia generazione una certa carica, io la chiamo di fiducia. Di fiducia. Mi piace riassumere questa fiducia in un atteggiamento che io ho vissuto a casa mia. Piccolo paese del Monferrato, famiglia molto povera, mio padre faceva lo stagnino. Sapete cosa vuol dire lo stagnino? Stagliava le pentole, mestiere da poco nulla. Poveri, mio padre proveniente da tutta una famiglia non credente, da parte di mia madre una discendenza francese. Certamente in casa c'era un clima di grande libertà. E mio padre mi diceva sempre: Enzo, fa la fame, ma compra dei libri e gira il mondo.
Io l'ho preso sul serio. L'ho preso sul serio come un comandamento. E a 19 anni sono partito con una Vespa e ho cominciato a girare andando fino in Marocco, unendomi a tribù beduine del deserto del sud del Marocco, e da allora ho mai cessato di girare. E compravo già prima libri e me li regalavano, e anche in un piccolo paese avevo una piccola biblioteca io. I libri e i viaggi mi hanno dato una grande apertura. A Torino poi quegli anni erano degli anni formidabili per i grandi maestri all'università. Era normale dunque che respirassi questo clima di dialogo, che non avessi diffidenza per chi era diverso nel pensiero. A casa mia, poi, dovendo fare con una famiglia non cristiana, non credente, non mi sono mai sentito costretto nel mio cristianesimo. Tutto questo, sto parlando di me, ma posso parlare di tanti altri di quella generazione. Avevamo grandi speranze. E quando sono arrivato a Torino, proprio perché affondavano le istituzioni, in quei momenti affondava la FUCI, che veniva sciolta, la Federazione Universitaria Cattolica, a me è sembrato spontaneo di creare io un gruppo di studenti universitari che si trovava a casa mia in via Piave, settimanalmente. Ma significativamente in quel gruppo non c'erano solo cattolici, c'erano dei valdesi, c'erano anche degli ortodossi greci che studiavano al Politecnico qui a Torino. C'era anche un ebreo e c'erano dei non credenti. Ho sempre pensato che il dialogo e il confronto fosse la prima cosa e che gli steccati non avessero senso e che soprattutto gli steccati religiosi fossero la cosa peggiore che poteva esistere. Perché là dove la religione fa steccati, facilmente diventa violenza, diventa integralismo. E sono sempre stato lontano. Poi certo, pur in quei tempi che erano così, se volete, ancora non aperti e con le possibilità venute dopo, ma avevo sentito parlare dell'Abbé Pierre. Abbé Pierre, credo qualcuno di voi sa chi è, forse la persona più conosciuta, più amata dai francesi. Era un uomo, un frate, che è andato a vivere con i rifiuti della gente lungo la Senna. E io ho chiesto, scrivendogli, se potevo andare a vivere un certo tempo con lui. Conservo ancora la lettera, mi disse di sì, andai a Grand-Quevilly, alla periferia di Rouen. Abitavamo lungo la Senna, abitavamo in container, ma un patto, mi disse, tu stai qui e fai lo straccione come gli altri, non sei venuto qui a fare l'azione cattolica, mettitelo in testa, altrimenti domani mattina ripigli il treno e torni in Italia. Qui chiunque ti dirà qualcosa dirai che sei scappato da casa come tutti gli altri.
erano ex detenuti, ladri, delinquenti, usciti dalla galera, alcuni dalla legione straniera, alcuni alcolizzati. Si era 25-26. Mi ha portato in un luogo dove si raccoglievano gli abiti che si prendevano nelle case di Rouen. Mi ha detto: svestiti dei tuoi, metti questi e vivi con noi senza dire nulla. Cerca solo di vivere stando attento a questi che sono tuoi fratelli. Mi raccomando, nessuna parola religiosa. Ti ripeto, non sei venuto qui a fare l'azione cattolica. E potrei dire un esempio: un mattino, era la domenica mattina, mi ero messo dietro a un mucchio di ferri raccolti nelle case con la Bibbia a leggere qualcosa per pregare. Lui mi è venuto a pigliare, mi ha chiuso la Bibbia, mi ha detto: te la ridò quando ripartirai. Tu qui la Bibbia la vivi, non ti metti a leggerla. Mi ha dato una lezione che in quei 4 mesi io sono stato cambiato completamente. Il mio cattolicesimo fervoroso e zelante è caduto in frantumi. Tutto il mio modello di cristiano non c'era più. Ero anche impegnato in quel momento politicamente come vice segretario provinciale, non vi dico il partito, è caduto anche quello in frantumi. E poi ho pensato che invece la maniera per cambiare il mondo era andare a Bose, case abbandonate da 30 anni, senza luce elettrica, senza acqua corrente, vivere lì. E ho vissuto 3 anni da solo e dopo 3 anni sono arrivati i primi ed è nata a Bose, un luogo di incontro, una vita fraterna che certo ha preso un rilievo che mai mi sarei sognato. I nostri dialoghi col mondo orientale, con le chiese ortodosse dalla Russia alla Siria è stato enorme. Quelli che venivano a Bose sono quelli che sono gli attuali patriarchi di Costantinopoli, o Kirill a Mosca, o Porfirie a Belgrado, tutti grandi miei amici. E abbiamo fatto dialogo con credenti e non credenti, cristiani o no. Certo il mondo cambiava. E se allora avevo, secondo la tua domanda, speranza di cambiare il mondo, adesso sto combattendo fino alla fine perché il mondo non cambi me. Le parti si sono rovesciate. E spero di morire senza che mi cambi. Restando quel che sono, quel che ho sempre voluto essere, un semplice laico, ho mai voluto diventare prete, ho mai voluto avere nessun titolo ecclesiastico, uno come tutti voi, in una vita semplice, senza protezione di nessun tipo, ma che ha fatto semplicemente quello che secondo me dobbiamo fare tutti, secondo i doni ricevuti: dare del tempo agli altri, mettere speranza e fiducia negli altri. Se voi fate questo, secondo me ce n'è d'avanzo ed è quello che mi dico anch'io. Ma il mondo oggi è difficile da cambiare ed è vero che se i movimenti oggi sono così deboli, se così c'è una sordità,
se volete, alla manifestazione. Fate una manifestazione per la pace. Van quattro gatti. Fatela anche per l'ecologia. Sì, sembra, ma sovente è un fuoco di paglia. Un anno, due, qualche piazza, poi tutto si spegne. E perché viviamo in un momento di grande crisi, di declino, di mancanza di speranza. Il vero problema di tutto l'Occidente è la mancanza di speranza. E il vero problema dei giovani è che hanno poche speranze, perché le generazioni precedenti non li abbiamo educati a sperare, non li abbiamo educati ad aver fiducia nella vita, nella società, nel domani. E quindi sovente diciamo sono una generazione fragile, debole. Forse è anche vero, ma la responsabilità non è loro. La responsabilità è di chi li ha messi al mondo e li ha fatti crescere senza dar loro la fiducia che dovevano avere per poter entrare nella vita e nel mondo in maniera più convinta e con più fiducia. Resto nell'ambito strettamente religioso, Enzo, della fede, siccome tu hai anche parlato della tua fede, mi ha colpito una tua affermazione che secondo me stasera è interessante ripetere, quando sempre nell'incontro a casa tua. E cioè, la domanda è: qual è il tuo rapporto con Dio? Mi colpì, e però poi lo lascio dire a te, che tu feci tu in pratica fai una distinzione notevole tra Dio e Gesù Cristo. Ma credo che sia facile per voi capire questa mia posizione. Dio è una parola che è conosciuta da tutte le culture e da tutte le religioni. Tutti hanno avuto degli dèi o hanno un Dio. Islam, ebraismo, cristianesimo, religione tradizionali, Dio. Ma come dicevano i primi cristiani, Dio per noi cristiani è una parola insufficiente. Tenete presente questo termine. È una parola insufficiente. Perché? Perché dire Dio cosa significa? Che immagine mettiamo dietro Dio? Non basta dire Dio, io credo in Dio. Cosa significa credere in Dio? Ma cosa significa? Qual è il Dio in cui tu credi? Vi faccio un caso per spiegarvi. Quando è arrivata la pandemia, ci sono stati molti cattolici, anche qualche vescovo, che diceva la pandemia Dio l'ha mandata per i peccati dell'Occidente. Il mio commento è stato: ecco, il mio Dio non è il suo Dio. È così. Il mio Dio non è il suo Dio. Se lui ha un'immagine di Dio che castiga e che aspetta gli uomini che pecchino e ci manda una pandemia, ma per la carità, mi direte che io devo amare e credere in un Dio così? Questo è un Dio perverso. È peggiore e più cattivo degli uomini. Non lo voglio.
Quindi guai a chi dice Dio, Dio, troppo facile. Noi cristiani abbiamo delle affermazioni molto chiare. Dio nessuno l'ha mai visto e nessuno lo vedrà se non al di là della morte. Sto citando il Vangelo di Giovanni al prologo, ma continua. Ma Gesù ce ne ha fatto il racconto. Esattamente in greco dice ma Gesù exegesato, ce ne ha fatto l'esegesi, ce ne ha fatto la narrazione. Quindi il mio Dio è il Dio narrato da Gesù, non qualsiasi Dio. So che è drammatico dire questo. Pensate, molti di voi avranno sentito il patriarca Kirill, che cosa ha detto recentemente su questa guerra e su cosa bisognava fare in questa guerra, invocando Dio. Kirill, io lo conosco, è venuto a Bose, è un uomo intelligente. Io penso che lui non ci creda a questo. Troppo intelligente per credere a queste cose. Le dice per ragioni politiche, peggio per lui, eh? Però in quel caso, se fosse vero, il suo Dio non è il mio Dio, anche se lui è patriarca e vescovo e io so niente. Quindi Dio è una parola insufficiente. Per noi cristiani c'è Gesù Cristo, che non a caso San Paolo dice è lui l'immagine del Dio invisibile. È lui. Tutto quello che Gesù Cristo mi ha detto di Dio lo devo credere. Tutto quello che Gesù Cristo non ha detto di Dio, lo dicano pure le religioni, lo dica anche la nostra religione, lo dicano anche i nostri vescovi, non ci devo credere. Questo è il cristianesimo. Non è una religione. La formula esatta del cristianesimo è il cristianesimo è la religione che pretende l'uscita dalla religione. È una formula del filosofo francese importantissima. Le cristianisme è la religion della sortie della religione. Chiede che veniamo fuori dalla religione. La fede è un'altra cosa. E Gesù Cristo ci ha dato un'immagine di Dio che non è uno spione, non è un castigatore, non è un perverso. Noi abbiamo addirittura dato a Dio l'immagine di colui che ha inventato l'auspice eterno. Mio padre, che non era credente, mi diceva ma ti rendi conto? Hitler è il peggior uomo che abbiamo avuto. Ha fatto Auschwitz, ma Auschwitz durava qualche anno. Dio, se ha fatto l'inferno per l'eternità, è peggio di Hitler. Non credere a quel Dio lì. Aveva ragione. Aveva ragione. Noi dobbiamo stare attenti perché il Vangelo, Gesù Cristo, sono un'altra cosa dal Dio delle religioni. Il Dio delle religioni è quello che già i Romani, ma io penso a Lucrezio, diceva è un Dio che attraverso la paura fa paura agli uomini e crea gli dèi. È vero. Allora, per me è molto importante che noi cristiani mettiamo al centro Gesù Cristo. Lui è il Dio. Ecco perché Gesù può dire a Filippo che gli dice fammi vedere Dio. E gli dice Filippo chi ha visto me ha visto Dio. Noi cristiani quello è Dio. È Lui
l'immagine di Dio. In Lui possiamo credere, mettere fiducia, sperare. In Dio, semplicemente, sapete, anche sotto il nome di Dio si sono combattute le guerre, Dio con noi, si è fatta l'Inquisizione, si sono torturate tante persone, si è tolta la libertà. No, quello non è il Dio di Gesù Cristo, non è il nostro Dio, anche se purtroppo restano tante tracce anche nella religione attuale. Ma su questo basterebbe ascoltare Papa Francesco quante volte e in maniera molto netta dice queste immagini perverse di Dio che ci sono state nella Chiesa vanno assolutamente cancellate. Il nostro Dio è Gesù Cristo, non un Dio qualunque. Questa è una di quelle domande che secondo me è molto attesa dal pubblico. Enzo, le chiese si stanno svuotando un po' dappertutto, sia di vocazioni, sia di sacerdoti, sempre di più ci sono parroci che devono gestire, che sono parroci di 3-4 parrocchie. So che in Italia c'è un caso di un parroco di 19 parrocchie e si svuotano di fedeli. Nel frattempo, di fedeli praticanti, intendo. Anche le ultime statistiche Istat lo hanno confermato. E in più l'età media sia del clero sia dei fedeli praticanti è sempre più alta. Quindi significa in questo momento uno scenario futuro non buono a cui la Chiesa di Papa Francesco sta cercando di guardare con tentativi di rinnovamento e di riforma spesso ostacolati. La mia domanda è, anzi la mia duplice domanda, primo, come la vedi tu la Chiesa in questo momento, cioè qual è il tuo punto di vista? Non entrerei ancora nella vicenda Bose. E la seconda domanda è, forse alla Chiesa, al di là del problema dei numeri, manca un po' di umanesimo? Cioè manca un po' quella capacità di mettere al centro la persona prima che il potenziale fedele da vedere poi a messa la domenica, manca quella capacità di ricerca del dialogo, ed anzi prima dell'ascolto e poi del dialogo che sta cercando Papa Francesco di trasmettere a preti, vescovi e cardinali di tutto il mondo con i suoi modi di fare. È questo che manca soprattutto, o c'è dell'altro? Ma rispondere a queste sollecitazioni non è molto facile attraverso poco tempo che abbiamo. Cercherò di essere sintetico e spero di non essere frainteso. Innanzitutto bisogna che ci rendiamo conto che il mondo presenta situazioni molto diverse riguardo al cristianesimo e riguardo alle chiese. Nell'emisfero sud i cristiani continuano ad aumentare, soprattutto in Africa. In Asia l'aumento è più modesto, ma anche in Asia, ma anche là c'è un aumento. In Sud America la situazione è più difficile perché i cristiani non aumentano, ma c'è un grande passaggio dalle chiese tradizionali, intendo dire la Chiesa cattolica
o la Chiesa riformata, protestante, alle diverse sette, le quali abbondano e ci sono migliaia e migliaia di fedeli che fanno questo passaggio ogni anno, soprattutto negli ultimi 10 anni. L'emisfero nord invece è segnato da una grande crisi di tutte le chiese tradizionali. Direi che quella che è più in crisi è la Chiesa riformata, cioè le varie chiese protestanti, soprattutto presenti in Germania, Svizzera, paesi scandinavi, Nord Europa, seguita dalla Chiesa anglicana e poi la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica, anche lì bisogna fare una distinzione tra un Occidente, intendo dire dal Portogallo fino alla Germania, e un Oriente, Polonia, Ungheria, i paesi che un tempo erano sotto il blocco comunista, dove la fede cristiana ha altri esiti. Registra una crisi, ma non così vertiginosa come è avvenuto invece nei nostri paesi, soprattutto a partire dal 2000. Con un'accelerazione enorme a partire dal 2017-18. Molti, per quel che riguarda soprattutto la frequenza alla messa domenicale, hanno dato colpa alla pandemia, e certamente la pandemia ha inciso, nel senso che molti si sono abituati ormai a non andare più in chiesa e a seguire per televisione la messa, bisogna dirlo. Però in Italia, credo che lo sappiate, è venuto meno il 40% dei frequentatori. Il 40%. E non è solo la pandemia. Certamente c'è stato tante cause, ci sfugge un'analisi precisa, non riusciamo ben, è vero, a capire che cosa sia successo, ma certamente la crisi è molto ampia. Io poi vi assicuro che giro sovente per conferenze, do contatti in tutta Italia, sento direttamente, al di là delle statistiche, i dati, ed è veramente tutto drammatico, perché non guardate le statistiche, che sovente non sono vere, anche perché la maggior parte delle statistiche è fatta su dichiarazioni, e gli italiani nelle dichiarazioni sono facilmente bugiardi. Alla domanda, alla domenica a messa va, sì, non è vero. Dove è stato provato attraverso un calcolo delle presenze, risultava dalle dichiarazioni che andava ancora in chiesa il 17-18%. Fatta fare la conta dei parroci alle differenze messe, non si arriva al 5%. Il che vi dice che oggi l'Italia, comunque, anche lì è a leopardo, perché nel sud c'è ancora una certa frequenza, soprattutto in regioni come la Puglia e la Sicilia, ma già la Basilicata è un deserto. E perché la Basilicata è un deserto rispetto alla Puglia?
che è confidante non si sa, però è un dato di fatto. Certamente la situazione è molto difficile, soprattutto, ve lo dice uno che non ha interesse perché è laico come voi, ma la mancanza di preti nei prossimi anni si farà sentire, perché dove non ci sono pastori il gregge si disperde. Viene a mancare la comunità, viene a mancare la Chiesa, il cristianesimo è ridotto a situazioni di diaspora. E attenzione, non pensate che ci sia un'inversione di tendenza. Le cose, tutti dicono, precipitano sempre di più, anche perché attualmente le nuove generazioni sono numericamente più esigue. La denatalità che c'è significa ancor meno anche possibili vocazioni. Sono pochi nati, pochi saranno quelli che decidono eventualmente una vita presbiterale. Quali sono le ragioni? C'è molto difficile, se non di dire quelle della secolarizzazione, ma che assistiamo ormai da 30-40 anni. Questa accelerazione ultima non si riesce ben a capire, però c'è, è grave. Pensate che il Piemonte ha 17 diocesi, 17. Tutti i seminari mette insieme non arriva a 50 studenti. Spalmateli su 6 anni significa che non si arriva a 10 ordinazioni all'anno. 10 ordinazioni all'anno per 17 diocesi, quando i preti che muoiono sono circa un centinaio. Vi dà gli effetti della crisi che viviamo. Ci sono tante proposte. Dare l'ordine a uomini cosiddetti provati, anche se sposati, ma che abbiano una certa preparazione, un certo numero di anni, una buona testimonianza di fede, di vita, e con ogni probabilità questo si arriverà abbastanza presto, ve lo dico. Attenzione, non è l'abolizione del celibato, Non è l'abolizione del celibato, è dare l'ordine a uomini già sposati, un po' come succede per i diaconi, la stessa cosa. O addirittura molti diaconi promuoverli e farli presbiteri. Certamente l'apertura dell'ordine alle donne è impossibile attualmente nella Chiesa Cattolica. Nessuno della gerarchia è disposto a un passo simile, e anche la gente, forse in maggior parte, non lo vuole, non è preparata. E quindi andiamo verso situazioni che non sappiamo come gestire. Certamente adesso noi stiamo vivendo l'assurdo, perché cosa fanno nelle diocesi? Accorpano, poi inventano nomi nuovi, unità pastorale, un'altra formula. I preti sono sempre meno, e poi mettono insieme 5-6 parrocchie, e un prete deve girare da tutte le parti, ma non ce la fa umanamente. Io conosco dei preti che devono dire 5 messe alla domenica. Ma vi rendete conto? 5 volte ripetere l'omelia, dire le stesse cose, uno pensa di non essere a posto.
A me è successo in qualche parrocchia che vado, mi faccia il favore, le messe sta domenica predichi lei. Una volta accettavo, ma dopo la terza volta mi sembrava di parlare come un automa. Non è sano, non si può più fare la cosa con amore, con convinzione. Diventa un farla per farla e poi un correre su e giù, finito una messa inizia un'altra. Non siamo più capaci a far questo. Pensate che nella Chiesa ortodossa un prete, se dice due messe in un giorno, è scomunicato. Questa è una decisione del Concilio, Concilio anche per noi cattolici. In una chiesa una sola messa, un solo altare, una sola messa, e il prete dice una sola messa. È un concilio ecumenico che valeva anche per noi cattolici. Ma quando si è visto che in Occidente le messe erano pagate, certo, le hanno moltiplicate facilmente. Questa è la verità. E si va detto, perché noi ne abbiamo tante. Credete mica che gli ortodossi siano meno santi, loro che dicono una sola messa. Ed è vietato dirne due. Allora, che succederà? In Francia, dove io vado spesso, quasi quanto in Italia, è impressionante che ormai le parrocchie sono tutte senza prete. Se vi capita qualche volta di andare a Parigi in auto, fermatevi lungo il tragitto di domenica, in tutti i paesi non troverete una chiesa aperta. Però la Francia ha ogni 30-40 chilometri un monastero, a differenza dell'Italia. E se voi andate nei monasteri, sono pieni così. Cioè la gente si è abituata a andare a messa nel monastero, perché i preti non ci sono più, le parrocchie non esistono più e i monasteri diventano dei luoghi di spiritualità in cui la gente va, c'è la messa, ma c'è anche la costituzione di una fraternità. Noi ci dobbiamo chiedere anche, ma le nostre messe attirano a tal punto da doverci andare? Fatevi sta domanda. Io ho mai avuto difficoltà, poi sono ancora di formazione tridentina, ma è 2 anni che sono a Torino e vado a messa non sempre nella stessa chiesa, perché se poi vado nella stessa chiesa è successo che il parroco mi chiama, mi dice per favore fa l'omelia tu. Allora vado, sto in fondo, come il mio paese stavano gli uomini un tempo, che stavano le sedie vicino alla porta. Io sto lì, guardo davanti tutte teste bianche. Arriva il prete, dice delle cose all'altare. Qualche volta la voce non arriva neanche in fondo alla chiesa. Sento amen, amen. E col tuo spirito, amen. A un certo punto, la pace sia con voi, scambiatevi la pace. Questi 20-30 che sono a messa a distanza di 10-15 metri l'uno dall'altro. Qualcuno va a infilare la comunione e vanno via. Io mi dico, ma che vado a fare? Cosa mi porta di vita quell'Eucaristia? Sono credente, faccio la comunione, spero che quella mi dia vita.
ma tutto il resto non ha senso. Anche lì, perché non cambiamo? Perché non facciamo che prima della messa o dopo la messa ci sia un momento in cui la gente si vede, si parla? Ormai in Francia, in Belgio danno caffè latte, in Francia danno un aperitivo, ma la gente sta un momento insieme, vive la fraternità, si riconosce, capisce, cioè diventa un luogo in cui fa piacere di andare, altrimenti si va con lo stesso atteggiamento e lo stesso anonimato con cui si va a una pompa di benzina a far rifornimento. Ma quella non è la messa cristiana. Gesù non ha voluto l'Eucaristia così. Quindi noi dobbiamo capire che un giovane, se faccio fatica io ho 80 anni e che sono di mentalità del Concilio di Trento, e un ventenne, un sedicenne non ci va. E non era certo la chitarra che lo tirava. Il momento delle chitarre è passato e ormai c'è più nessuno che suona ste messe buffe con le chitarre. Il problema è che se c'è la fraternità c'è anche l'Eucaristia. Dove non c'è fraternità, non dico conoscenza, ma riconoscimento reciproco, non ci può essere Eucaristia. E quindi il rischio mio, la mia paura è questa. Da un lato la tentazione dei cristiani, siamo pochi, ci induriamo, diventiamo come una setta. Guardate che le minoranze sono tentate dall'essere sette. Dico questo con pieno rispetto. Ma quando ero giovane, le minoranze protestanti c'erano, soprattutto in Piemonte, e io le conoscevo, ma erano davvero settarie. Non mi si dica che non erano settarie. Vogliamo diventare delle sette? Duri e puri? Rigidi? Sicuri di salvare noi e guardare il mondo come un mondo che va in perdizione? O l'altra tentazione? Ci disperdiamo, non abbiamo più sapore, come ha detto Gesù, sale che ha perso il suo sapore. Ormai la Chiesa di popolo abbiamo capito che non esiste più. 20 anni fa i nostri vescovi luminari se la pigliavano quando qualcuno diceva: attenzione, voi confidate troppo nella Chiesa di popolo. E dicevano: noi dobbiamo tenere le feste, soprattutto al Sud Italia, perché lì c'è la fede della gente. E adesso li leggete i giornali, vedete sui giornali ormai che la gente si ribella, e se il prete semplicemente non porta una statua in processione o la cambia o non si ferma a fare l'inchino a certi balconi, la gente insorge contro la parrocchia, contro il vescovo. Nei giorni scorsi è ancora successo. E allora è fede di popolo o è folklore che alla fin fine crea grandi feste che piacciono alla gente, ma con la fede ha nulla a che fare? Questo noi dobbiamo chiederci. Per cui non è facile muoverci nel futuro. Certamente noi dovremmo chiedere tutti, voi cristiani laici, chiedere ai vostri preti più responsabilità, che sappiano fare i pastori, che sappiano fare della messa un luogo davvero di incontro, un luogo di fraternità. Perché se è solo un luogo di culto, finirà quanto prima,
anche perché le nuove generazioni sanno fare festa altrimenti e altrove. Ma ci vuole la fraternità. Senza fraternità non ci sarà Eucaristia. Ci sei andato leggero, via, non hai... Senti Enzo, inglobo la penultima domanda, non parlare ancora del tuo futuro prossimo perché sarà l'ultimissima, con quello chiuderemo. Inglobo nell'ultima domanda questo, la ferita dell'allontanamento forzato da Bose sanguina ancora o si è cicatrizzata? Insieme ti chiedo questo, Enzo, in un'unica risposta. L'intervista che abbiamo fatto insieme, che è piaciuta molto anche a Fabio Volo, per merito ovviamente di quello che tu hai detto, l'abbiamo titolata, e anche qui lo dico perché non è merito mio, ma del mio collega che ha fatto il titolo, Il sapore della sconfitta. Tu hai spiazzato tutti dicendo per i tuoi 80 anni sento due grandi fallimenti nel mio cammino qui su questa terra. Il fallimento della comunità che immaginavo io, non perché non ci sia stata, a Bose c'è stata, ma è finita in un modo diverso, peggiore di quello che tu ti aspettavi. E poi l'ecumenismo, come Enzo ha detto più volte, prima che l'Ucraina diventasse al centro, drammaticamente al centro dell'attenzione mondiale, chi stava cercando di creare una rete di pace nel variegato e spesso teso, spesso conflittuale mondo ortodosso al proprio interno, non solo nei confronti di noi cattolici. Quindi cercava di avvicinare Mosca a Kiev, a Costantinopoli. Era Enzo Bianchi in tempi non sospetti, ospitando questi futuri patriarchi o già patriarchi a Bose. E anche l'ecumenismo, hai detto, con... in questo momento storico perlomeno, con la guerra in Ucraina è in gravissima difficoltà, è in crisi tremenda. Ecco, tu sei conosciuto, giustamente, sei autore di bestseller, come un uomo di successo. Perché ci hai parlato del sapore del fallimento? Il sapore è un sinonimo di gusto, di piacere, no? Perché hai gustato questi fallimenti? Perché ti hanno aiutato a dare un senso al tuo cammino? Quindi la ferita e il sapore del fallimento. Ma iniziamo con il fallimento che soffro di più, che è quello dell'ecumenismo. È chiaro che è la mia storia. Ma io ho sempre sentito questo desiderio dentro di me di una riconciliazione tra cristiani, fin da piccolo, per l'educazione ricevuta. Io non posso dimenticare che a 9 anni, quando mi portavano in vacanza qualche settimana a Canelli, in questa casa che confinava con la sinagoga, chi mi portava il sabato in giardino sulla panchina mi diceva: adesso ascolta, gli ebrei fanno il loro culto e ricordati, gli ebrei non sono cattivi, sono come noi. E allora io mi ricordo bene che noi ragazzi, nella nostra stupidaggine e mancanza d'educazione, a volte quando si litigava si sputava l'un verso l'altro urlando perfido giudeo. Però che mi portava mi diceva: ricordati, senti. E io sentivo canticchiare questi ebrei a 9 anni.
E quando sono andato a scuola, alle medie a Rizza Monferrato, proprio dalla mia finestra c'era un cartello che si vedeva dall'edificio di fronte, che c'era chiesa evangelica. E una volta sono andato al loro culto, avevo 12 anni, e tornato a casa lo dissi al parroco. E il parroco per un mese mi sospese dalla comunione, pubblicamente di fronte a tutti, che fu una specie di vergogna per il paese. E quando arrivava qualcuno a vendere le Bibbie, erano i cosiddetti barbette ambulanti, il prete ci diceva, sapete, allora le strade non erano asfaltate, c'erano ai bordi delle strade dei mucchi di ghiaia che venivano messi quando poi c'era il fango. Diceva, avanti, caricateli, caricateli. Quindi vivevo da giovane questo dramma che mi ha portato poi, girando il mondo, a sentirlo molto pesante, soprattutto quando da 19 anni in poi ho cominciato ad andare d'estate nell'attuale, allora non si chiamava neanche così, nell'attuale Kosovo, dove stavo in monasteri ortodossi. E quindi ho conosciuto bene l'ortodossia. Per cui mi sembrava normale che la prima cosa che un cristiano deve fare è riconciliare, perché l'ha detto anche Gesù, il mondo può credere se i cristiani hanno un'unità nella fede. E per questo nella mia comunità sono venuti fin dall'inizio dei protestanti, sono venuti degli ortodossi e siamo stati l'unica comunità del mondo in cui ci sono cattolici, ortodossi e protestanti. Tese ha dei cattolici ma non ha gli ortodossi. Noi siamo stati l'unica comunità al mondo. L'amore per l'ortodossia è stato tale che monaci che non si muovono mai, come i monaci dell'Athos, quelli del Sinai, quelli del deserto dell'Iraq, venivano da noi, facevano soste, noi andavamo da loro, abbiamo fatto una serie di convegni, ben 30, sulla loro spiritualità, e significativamente nel 18 tutti i patriarchi delle chiese d'Oriente il mese di settembre erano a Bose presenti per il 25° convegno. Tutti, tutti. Anche quelli che non sono mai andati a incontrare il Papa, ma sono venuti a Bose. Per cui c'erano delle disposizioni e molte cose le abbiamo fatte insieme. E Giovanni Paolo II mi ha mandato in missione dal patriarca di Mosca a ridare l'icona di Kazan. E io sono andato con questa icona che il Papa ridava alla chiesa di Mosca, un'icona trafugata durante l'ultima guerra mondiale. Abbiamo tessuto relazioni. E poi con la guerra in Ucraina gli ortodossi si sono divisi, il patriarcato di Costantinopoli ha rotto la comunione con quello di Mosca e adesso l'ecumenismo è in frantumi. È in frantumi. Quindi è una grande sconfitta, devo ammetterlo,
quello per cui ho lottato, ho lavorato tutta la vita, è stato un fallimento. Devo dirlo. Non posso dire di no. Con grande dolore. Certo, interrogandomi dei giorni, viene la domanda, ma hai sbagliato tutto? L'altro fallimento è certamente quello di essere stato cacciato dalla comunità, da alcuni della comunità. La cosa più triste è che hanno cacciato, al di là di me, che essendo il fondatore potevo anche essere ingombrante, hanno cacciato altri tre che sono tutti conosciuti come persone straordinarie per bontà, per capacità d'ospitalità, tu li conosci, persone straordinarie, per cui con me l'hanno pagata altri tre, che erano stati cacciati in quattro senza sapere le motivazioni. Abbiamo chiesto ce le dicano perché possiamo chiedere perdono. Ma no, ce le dicano perché possiamo convertirci. No. Non è che non sappiamo perché. Davamo fastidio. E quando si dà fastidio, se c'è la possibilità, si fa presto. Fallimento in questo senso. Certamente a 78 anni arrivare a Torino, prendere un alloggio, mettermi ogni giorno a farmi da mangiare, a lavarmi i panni, a vivere da solo, dopo tutta una vita vissuta in una comunità che aveva raggiunto 95 persone, non è facile, non è facile. E non so se sanguina o se è cicatrice, resterà. Certo non ho rancore, non ho rancore perché penso che queste cose succedono e che capiremo il senso, io credo, solo di là. D'altronde, se non ci fosse stato il sigillo di un fallimento, credetemi, a volte vi dico, ti era andato troppo bene, perché tutto fioriva troppo bene. Almeno il fallimento che hai provato ti chiede di vedere che fede hai, perché intanto la fede la devi mostrare morendo, non prima. È morendo che si mostrerà la tua fede. E quindi sono in pace. Adesso sono in pace. Lo ero prima. Non è facile subire questo. Soffro soprattutto per quegli altri che hanno la vita veramente troncata. Anche se so che chi ha causato tutto questo oggi è pentito. E anche se è vero che in tutta questa sofferenza il Papa mi è sempre stato vicino, non solo con quella lettera piena di affetto con cui mi ha scritto e che è stata pubblicata non da me, ma da chi l'ha trafugata e l'ha pubblicata, e sul fatto che non passa mese che non mi faccia sapere che mi saluta, che prega per me e che spera sempre che lo Spirito Santo faccia qualcosa. Quindi mi sono sentito anche molto consolato da lui, e il Papa non è poco. Ecco. Chiudiamo guardando al futuro, che diventa prossimo, prossimissimo, perché Enzo sta per lanciare un progetto nuovo, un progetto che diventerà anche la sua nuova residenza, dove lo si potrà incontrare. Questo progetto ha un nome,
casa della Madia. Ecco, ti chiedo di raccontarcelo, ma intanto comincio a dire che si può vedere qualche anticipazione di questo progetto nuovo. Ti chiedo anche di dirci dov'è, sul sito casadellamadia.org. Sul sito si può anche contribuire economicamente per far sì che la nuova fondazione, la nuova creazione di Enzo Bianchi prenda vita e abbia la possibilità di diventare di nuovo un luogo di incontro, di relazioni e di dialogo. Ma adesso lascio la parola a te per lanciare questa nuova iniziativa, il tuo futuro prossimo. Allora è molto, molto semplice. Tutto quel che è successo mi diceva però che, essendo la mia vita una vocazione alla vita comune e con gli altri, non potevo vivere da eremita, e che non aveva senso che io vivessi da eremita. In più dovevo pensare a altri cacciati via con me, ed altri ancora che sono venuti via dalla comunità perché non hanno condiviso quello che è successo. E notate che sono venuti via una quarantina, non sono venuti via metà comunità. Allora ho cercato, un po' nella mia follia, di dire come Sant'Antonio. Sapete Sant'Antonio, il santo che voi venerate per il maialino che ha vicino? In realtà è ben più grande non del maialino, è il primo monaco cristiano. E quando avevo ormai 80 anni, dice la sua vita, che gli vanno a dire: Antonio, cosa fai oggi? E lui risponde: io ricomincio. E allora io ho detto: ricomincio anche 80 anni. Senza grandi progetti, ho cercato una casa, vi dico la verità, in Monferrato, per amore delle mie colline. I prezzi in Monferrato sono impossibili, perché inglesi, francesi, svizzeri, tedeschi comprano le cascine e hanno dei prezzi che per me non erano assolutamente raggiungibili, perché non avevo una lira, ma neanche con l'aiuto di amici. Finché si è trovata una casa a basso prezzo, però grande da poter avere un'estensione per una vita di alcuni di noi, ma anche una vita dando ospitalità ad altri. E abbiamo trovato una casa ad Albiano, Albiano di Ivrea, si chiama Casa della Badia, che era augurale. Sapete la badia, quel mobile in cui si fa la pasta del lievito, e si chiama così perché lì si facevano le madie e si faceva il pane per tutto Albiano un tempo. E allora abbiamo preso questa casa con l'aiuto degli amici e con un mutuo. Per fortuna sono stati bravi a farmi un mutuo di 10 anni, nonostante l'età. Non so cosa ha visto. E comunque hanno fatto il mutuo. Adesso abbiamo finito di metterla a posto, ci sono le stanze per noi, c'è una chiesina, ci sono i refettori per poter mangiare, dando l'ospitalità, ci sono anche stanze per 14 persone che possono sostare, venire e dormire, come si fa presso tutti le comunità monastiche. Non sarà una ripetizione di Bose, assolutamente, perché un figlio, una volta che si è fatto, non lo si ripete. Quindi
non è nulla né in concorrenza con voi, tutt'altro, anzi, con l'attuale priore mi sembra che le cose si stiano mettendo in una grande rappacificazione, ma saremo lì dai primi di luglio, la nostra vita di preghiera, di lavoro, perché dobbiamo lavorare per vivere e per, come tutti gli uomini, anche se alcuni di noi ormai sono vecchi, abbiamo già da qualche mese un bellissimo orto, perché senza l'orto io non vivo, e voi sapete che non rinuncio all'orto, anche qui a Torino ho un bell'orto, sappiatelo, un bell'orto, piccolo ma bello. E sarete benvenuti se avrete bisogno di un luogo di dialogo, di confronto, di pace, di preghiera. Siamo là ad accogliervi, chiunque voi siate, senza chiedervi nulla di che cosa voi crediate. Ci basta che voi abbiate per ogni essere umano tanta speranza e tanta fiducia da dire che è vostro fratello o che è vostra sorella. Grazie. Dunque ricordo per chi volesse, ripeto, vedere già qualcosa e magari dare un contributo, casadellamadia.org. Ricordo il libro che ci ha portati qui questa sera, Cosa c'è di là? Inno alla vita di Enzo Bianchi, edito da Il Mulino. Io credo che sia evidente quanto di nuovo stasera Enzo sia stato incisivo nel suo intervento, nelle sue parole, con la sua passione di vita. E allora io voglio salutarlo con una scena realmente accaduta che non ho avuto spazio di raccontare sul giornale, allora la racconto qui. Quando sono uscito da casa sua insieme a lui a marzo, davanti a casa sulla strada intravediamo arrivare un papà e una mamma con un bambino piccolo nel passeggino. E lui, io capisco che lui non li conosceva, perché non si è Enzo fermato a salutarli, ma questo papà e questa mamma, in particolare il papà, ci ha chiesto scusa se ci interrompeva mentre chiacchieravamo e ha voluto, con gli occhi quasi in lacrime, con commozione, dirgli grazie. Gli ha stretto la mano e gli ha detto semplicemente grazie per tutto quello che fai. Ti ricordi? Credo che sia la scena più significativa con cui che racconti chi è e che cosa fa, che cosa ha fatto e che cosa farà Enzo Bianchi. Noi ci uniamo a questo grazie commosso di quel papà e di quella mamma, e adesso, se qualcuno vuole fare domande o esprimere osservazioni tra il pubblico, è il momento. Solo un attimo, la serata con questa pioggia ci ha scombinato un po' i piani, ma mi sposto perché fischio, sì, ma abbiamo due omaggi, uno per ognuno di voi due che ci avete fatto l'onore di essere qua. Cominciamo da te, girati, va. Ah, qua, forse non l'abbiamo, vediamo, aspetta che è un video in teoria a parte. Ciao papà, te la sei cavata bene alla presentazione? Volevamo ringraziarti perché ci trasmetti tanta allegria e ci fai sempre ridere. Ciao! Ciao! E questo ciao, è... Ciao papà, ecco, te il backstage. La sei cavata bene alla presentazione? Aspetta, adesso te lo facciamo sentire. Abbiamo fatto un miracolo perché l'ho riprodotto, ma l'ho riprodotto senza audio. Loro hanno fatto un miracolo per andare a pescare l'audio. C'è ancora un pezzo? Ah, allora è rimasto tagliato. C'era il backstage, te lo faccio vedere sul cellulare perché stasera è andata così, e invece per il padre c'è uno sketch che hanno scritto i ragazzi del Buon Teatraccio
che navigano qua nelle pozzanghere, ma vogliamo farvelo sentire. Wow, come sono piccoli i miei colleghi da quassù. C'è anche Pietro. Spero che quell'imbecille abbia letto il mio messaggio sulla sua scrivania. Non è poi così complicato, si tratta solo di completare l'archiviazione delle fatture del mese scorso. Oh mio Dio, ma quanto è alto qui! Ma Giovanni, potevi scegliere un palazzo più basso per buttarti? E tu chi saresti? Ma dico, sei proprio sicuro? Di cosa? Di buttarti! Abbastanza? Ragioniamoci su allora. No, non c'è tanto da ragionarci su. Un lavoro di merda, una famiglia di merda e una vita di merda. La fai troppo tragica, Joe! Ma che vuoi saperne tu? Allora vediamo, aspetta. Allora. Giovanni, 48 anni, addetto inserimento dati senza possibilità di carriera. Moglie zoppa, figlia cieca, suocera carico. Ipoteca sulla casa e nessun amico. Hai dimenticato i colleghi stronzi. Ah, pardon, errore mio. Certo, Giovanni, che hai proprio una vita di merda. Comunque, mi sembra di capire che tu non sia così tanto convinto di buttarti dal... settimo piano? E siamo così in alto! Ma Giovanni, in questa vita non c'è niente che ti faccia meno schifo! Non ce l'hai scritto nel taccuino? Ah, no, io qui ho solo dati ufficiali e oggettivi. Poi c'è il libero arbitrio. Ah, quindi tu non sei qua per convincermi a non buttarmi? No, sto solo cercando di capire se devo tornare a casa per cena con te o da sola. Perché mai dovrei venire a cena con te? Se ti butti, sono costretta a portarti con me. Anche se non lo farei, visto che mi sei un po' antipatico. Tu invece sei davvero, davvero fastidiosa. Ma si può sapere chi sei? Io sono la triste mietitrice, la signora in nero, la Moira. Devo continuare? No, 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 no. Ho capito. Quindi, ricapitolando, io mi butto, crepo, tu mi prendi, mi porti nell'aldilà e basta. Non ci vediamo più, vero? Ma no, quella è casa mia, staremo insieme per sempre. Allora me ne torno dalla mia moglie zoppa. Giovanni, altissimo qua, Giovanni! Adesso veramente se ci sono domande potete alzare la mano dopo tutti questi interventi. Se no vi spiego la dinamica del dopo e del firmacopie. Allora, intanto, per chi ha comprato i voucher per il dopo festival, li usiamo semplicemente domani, con la stessa pasta, gli stessi ingredienti, lo stesso vino. Contavamo di fare una raccolta fondi con quel dopo festival da donare, ma non si fa, quindi gliela manderemo lo stesso. Il video te l'ho mandato sul cellulare, vedrai, era molto carino, volevo che lo vedessero, i tuoi figli sono due showman. Il firmacopio lo facciamo qua, i libri sono in vendita là, così almeno teniamo il nostro ospite al coperto e alla luce, va bene? Quindi fate solo la coda, i libri sono lì in vendita. Direi che con questo possiamo dire che... Ah, c'è una... è una domanda? No, non era una domanda, ok, che vedo poco. Grazie di tutto.